Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e al calcio femminile Amaranto, calcio femminile Amaranto che pur era partito per la trasferta in casa del Gordige, partita che però è stata rinviata, adesso tra poco capiremo perché, poi faremo la classica carrellata sui campionati giovanili dell'Arezzo, note dolce e amare diciamo, abbastanza amara la trasferta in particolare della Berretti in casa dell'Olbia e anche quella dei giovanissimi in casa del Prato. Abbiamo proprio giovanissimi questa sera, abbiamo l'allenatore Andrea Ciavorella, bentornato. Buonasera. E poi Laura Verdi, giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile, buonasera. E buonasera. Riccardo Buffetti che è qui come sempre ogni settimana. Buonasera. Per aiutarci a delineare soprattutto questo campionato di Serie B femminile. Andrea, ci hai portato tre giovanissimi della tua squadra che dopo andremo a conoscere. E allora cominciamo da Laura. Dunque, questa partita che è stata rinviata e voi l'avete saputo quando siete arrivati lì, diciamo, vicino a Venezia. Al campo. Al campo, proprio, certo, al campo. Proprio al campo, anzi che... ci siamo anche riscaldati, abbiamo preso sì. Una bella acquata e poi dopo... Dopo ci hanno detto che la partita sarebbe stata rinviata per impraticabilità del campo. Ma era così impraticabile secondo te o si poteva al limite anche? Diciamo che noi abbiamo spinto per giocare perché fatta la trasferta, certo. Insomma, 5 ore andare, 5 ore a tornare, spingi per giocare, però il campo effettivamente non era dei migliori, era al limite. Sì. Ha deciso l'arbitro, nel senso con il capitano, come si vede di solito. L'arbitro ha parlato sì con gli allenatori, con i capitani, con i dirigenti e poi è stato deciso di rinviare la partita. Ecco, questo diciamo complica un po' anche perché voi eravate determinate a rifarvi subito, no, della sconfitta di domenica scorsa col Vittorio Veneto, con una settimana in più peraltro con la nuova allenatrice. Certo, sì, eravamo partite con tutti i buoni propositi. E niente, si guarderà di rifarsi domenica in casa contro San Marino e poi quando si recupererà questa partita si andrà lassù con il sole e speriamo di portare a casa il risultato. Si passa dalla pioggia che passerà, non si sa quando si recupererà, però può darsi tra febbraio e marzo probabilmente. E ora ci sono due domeniche di sosta, quindi se gestiscono bene la cosa piuttosto che farcela recuperare fra settimana quando magari c'è di mezzo il lavoro, la scuola, speriamo che ce la facciano recuperare in quelle due domeniche, una delle due domeniche in cui staremo fermi. Allora, intanto diamo un'occhiata però a cosa è successo sugli altri campi. Calcio Padova che ha battuto 2-0 la Saponeria, Castelvecchio che ha travolto la Virtus Padova 4-0, Perugia ha battuto in casa dal Sassuolo 2-1, il Molese batte Udinese 2-1, New Team Ferrara ha battuto dal Marconi in casa 3-0 e il Vittorio Veneto che ha liquidato 3-0 anche la Federazione Sammarinese. In classifica quindi Sassuolo 38, Vittorio Veneto 37, cioè sempre una partita in meno rispetto al Sassuolo, poi Castelvecchio a 33 insieme al Calcio Padova, poi Marcon 29, Jutin Ferrara 24, Grifo Perugia 19, Federazione Sammarinese, Arezzo Femminile e Imolese 17, Udinese 13, Gordige 9, 6 Virtus Padova e 1 la Saponeria. È una classifica che commentavamo anche nelle settimane scorse, forse non ve la immaginavate così buona o avevate fiducia? No, sicuramente non ce la immaginavamo così buona, però poi quando le cose iniziano ad andare bene, insomma, piace che vadano sempre meglio, quindi si cerca non di accontentarsi ma di migliorare domenica dopo domenica. Ecco, questa partenza dell'allenatrice Manuela Tesse è stata, ecco, diciamo, è umanamente anche comprensibile, no? Perché comunque era un personaggio, al di là ovviamente della bravura tecnica di quanto ha costruito qui ad Arezzo, si notava anche un certo carisma, un certo rapporto con le giocatrici, no? Quindi immagino che non sia stato un passaggio facile. No, assolutamente, però è andata a fare una cosa che... onora non soltanto lei ma anche noi che l'abbiamo avuta come allenatrice, quindi non abbiamo potuto far altro che accettare il fatto che iniziasse questa nuova esperienza, che augurargli in bocca al lupo e iniziare con più volontà, con ancora più entusiasmo la nuova avventura con Nazarena, che comunque è un'allenatrice di tutto rispetto che sicuramente ci insegnerà molte cose.
Riccardo, è una bella eredità quella di Manuela. E secondo te che cosa ha seminato in particolare? Tu che hai seguito poi l'Arezzo ovviamente Certo. anche l'anno scorso, che cosa è riuscita a creare? Quali basi? Ha fatto un gran progetto in Manuela Zanagrilli, che adesso la responsabilità importante è quella di riuscire a far migliorare ancora di più questa squadra. Un Arezzo che lottava dopo il ripescaggio, abbiamo parlato anche col presidente, per una salvezza magari tirata, adesso si trova a metà classifica con più 16 punti, poteva averne anche molti di più dall'ultima posizione utile per retrocedere, quindi notiamo benissimo il gran lavoro fatto anche nelle giovanili che lei seguiva giornalmente, quindi il suo era un lavoro a 360 gradi ad Arezzo e che adesso lascia per un'esperienza che gli auguriamo tutte le migliori fortune, perché è un tecnico che si merita sicuramente la nuova esperienza che è andata a maturare. E Zanagrilli quindi si prende in mano questo progetto e ha responsabilità, secondo me, di riuscire a migliorarlo proprio facendo migliorare le ragazze meglio ancora di quello che stanno facendo finora, o facendovi concludere la stagione in modo ancora più dignitoso. Approcci diversi, immagino, anche come tipo di allenatrici, oppure ci sono dei punti di contatto, secondo te? Sì, su alcune cose hanno la stessa idea, su altre magari ce l'hanno differente, ma penso che ognuna delle due, Manuela, ci abbia lasciato tanto e lei sicuramente sarà in grado di darci tanto. Avevamo sentito, ne commentavamo anche la scorsa settimana, nell'intervista dopo la sconfitta, no? Era stata abbastanza severa nel giudizio della partita. E non so se poi con voi c'è stato modo anche di rielaborare quella gara e che cosa se ne può trarre poi per il futuro. Sì, è stata severa, ma ha anche ragione, perché insomma abbiamo perso la sconfitta, magari ci poteva anche stare, però non in quel modo lì, perché comunque anche quando incontri squadre come Vittorio Veneto che lottano per vincere il campionato, che sicuramente sono all'altezza del campionato anche di Serie A, comunque per una squadra come la nostra è importante approcciarsi alla partita in modo propositivo e non come abbiamo fatto domenica scorsa contro il Vittorio Veneto. Quindi penso si sia arrabbiata più per Per questo l'approccio, che sì. Vabbè, era anche un momento, insomma, chiaramente un po' particolare. difficile. Adesso domenica invece chi arriva? San Il San Marino, Marino. Federazione San Marinese. Sì, ci dobbiamo rifare del 3-1 Dell'andata. dell'andata. Quindi È una squadra abbastanza ostica il San Marino, quindi che adesso è a pari punti con l'Arezzo in classifica, è una squadra che ha dato fastidio anche un po' alle big, paragone con l'Arezzo che entrambi hanno l'ultima vittoria contro il Grifo Perugia, non so se questo può essere un vanto. Comunque sicuramente una partita in cui l'Arezzo può cercare di trovare la prima vittoria casalinga che manca ormai dalla scorsa stagione quando faceva ancora il campionato di Serie C, dopodiché ci saranno due trasferte impegnative per la squadra di Zanagrilli, andrà a giocare prima a Padova, poi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quindi sicuramente questa deve essere l'occasione per cercare di portarsi a casa i primi 3 punti ecco, all'Orientino. questo è diventato, che poi magari non c'è una ragione specifica, però è effettivamente un cammino particolare, questo nel senso che ancora non è arrivata, magari avete vinto fuori, anche magari dove non ve lo immaginavate, e invece in casa non si riesce a trovare questa prima gioia. Eh sì, deve essere il campo un po' stregato. Cambiamolo. Non lo so, il motivo non lo so. Sicuramente magari fuori abbiamo affrontato squadre un po' più alla nostra portata, in casa invece è venuto il Sassuolo, è venuto, vabbè, ora è arrivato il Vittorio Veneto, abbiamo incontrato il Padova, il Marcon, comunque sono tutte squadre che si trovano nella parte medio-alta della classifica. Il passo falso ci sta, ne abbiamo fatte un paio che potevamo vincere in casa, invece abbiamo pareggiato e vediamo in questo girone di ritorno di rifarsi. Tra Sassuolo e Riccardo e Vittorio Veneto, poi lo chiedo anche a Laura, che sono al momento in testa, credo ci sia lo scontro diretto Sì, adesso. dovrebbe esserci, non so se la prossima o quella Sì, dopo, a però breve. Vittorio Veneto deve recuperare una partita contro il Pescara, quindi sulla carta sono 3 punti in Punti più assicurati, praticamente, insomma. esatto. Diciamo assicurati che ancora si deve giocare il calcio poi in partita, storia a sé, però io ho visto meglio personalmente il Sassuolo quando è venuto qua ad Arezzo, sia per il tipo di gioco che per le giocatrici.
Il Vittorio Veneto ha tenuto bene il campo, ma a larghi tratti della gara ha lasciato molto spazio all'Arezzo, che ha sbagliato per esempio anche il pareggio sul 2-2. Mi ricordo l'azione di Paganini, per poco non pareggiava il numero 7 dell'Arezzo, mentre il Sassuolo dominò dal primo minuto fino al 90esimo. Quindi, insomma. Invece, cosa secondo te deve crescere la squadra per migliorare ancora, anche per continuare a costruire anche per la prossima stagione? Ma sicuramente dobbiamo migliorare tanto sotto l'aspetto psicologico, diciamo, fra virgolette, perché siamo un po' acerbe in questo, a parte due ragazze che comunque hanno già avuto esperienza in campionati nazionali, Serie B, Serie A, le altre veniamo tutte dalla Serie C, anche dalla Serie D. Quindi comunque è un approccio mentale diverso alle partite, un approccio mentale agli allenamenti. Fai a tutti gli effetti, devi fare una vita da atleta, e secondo me dobbiamo molto migliorare in questo, nella cattiveria con cui agonistica, certo, con cui affrontiamo le partite, con cui affrontiamo momenti difficili, le vittorie, insomma. Secondo me bisogna migliorare parecchio in questo. Poi la parte atletica e la parte tecnica, tattica, siamo sulla buona strada. Anche perché si sono viste dei miglioramenti delle trame, no? Che all'inizio non si vedevano. Anche delle conclusioni mi sembra migliorata. Sì, sicuramente. Ancora c'è da migliorare, però insomma mi sembra che i passi in avanti siano stati evidenti. Sicuramente siamo partite dal 6-1 in Coppa ad agosto a Castelvecchio, una partita in cui insomma, non c'è stata storia, a giocarsela un paio di settimane fa, ora non mi ricordo quando, sempre contro il Castelvecchio in casa, quindi i miglioramenti sono evidenti. Bisogna ancora cercare di migliorare sotto l'aspetto psicologico. E lì non c'è anche l'allenatore ovviamente incide, certo, però incide anche poi... Sta alla volontà delle persone, logicamente. Comunque c'è da dire che sia la Zena Grilli che l'ex allenatrice Monatessa hanno in comune il fatto di essere state calciatrici, aver giocato ad alti livelli e aver allenato anche ad altri livelli, quindi non possono far altro che... le ragazze imparare e migliorare da questo, quindi sicuramente anche con Nazarena il progetto andrà avanti, secondo me vedo luce, diciamo, nella strada che porta avanti questo progetto di Arezzo, e considerando che tutto sommato la salvezza non è a rischio, adesso Nazarena può provare anche a dare più esperienza alle giocatrici della primavera, che, vedendo anche che ci sono delle ottime ragazze pronte anche a fare il salto di qualità. E quindi insomma avete ragazze interessanti che dietro, sì, le quinte. Fortunatamente sì. Andrea, da allenatore come segui la crescita del, diciamo, in generale del calcio femminile e dove può arrivare? Non lo segui molto? Quando vengo qui in trasmissione mi aggiorno. Fai una cultura. Una cultura. Però diciamo, la federazione che spinge molto anche a far iniziare le bambine, insomma, sempre prima, e anche perché si nota un certo interesse, no? Una volta non sì, era no, così. Ma penso sia il bello del calcio, se diciamo col tempo si riesce a avvicinare anche le donne a questo sport, è bello, è sempre uno sport che di gruppo, quindi imparano tantissime cose, penso. Ci fermiamo un attimo, tra poco facciamo la carrellata delle varie squadre dell'Arezzo e poi conosciamo anche i giovanissimi che sono con noi questa sera, tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto, allora adesso facciamo un attimo il punto sui campionati giovanili dell'Arezzo, cominciamo dalla Berretti di Elvis Abruscato, purtroppo una sconfitta pesante, quella incassata in casa dell'Olbia 5-1, considerando poi che l'Arezzo era passato in vantaggio nel primo tempo con Salvestroni e poi nella ripresa è arrivata la valanga di gol dell'Olbia, Caria, Dieng, che aveva segnato anche l'andata, Silis due volte e poi Maludrottu, che credo sia sardo a leggere il cognome. Questi sono i risultati: Olbia Arezzo 5-1, Siena Carrese 1-0, Lupa Roma Lucchese 0-2, Gubbio Pontedera 1-1, Livorno Tutto Cuoio 3-2, Pistoiese Viterbese 1-0. Per questa classifica, che purtroppo per l'Arezzo è cambiata molto, considerato le prime giornate dove la squadra Amaranto era comunque nei pressi della vetta, adesso abbiamo il Prato a 31 punti, Livorno e Tutto Cuoio 30, Siena 27 e qui termina, diciamo, la zona playoff, poi Pistoiese 24, Lucchese 21, Lupa Roma 20, Gubbio 18, Arezzo 17, Pontedera e Carrarese 14, Viterbese 10, chiude l'Olbia a 8 punti.
Andiamo a vedere invece, a parlare dell'impresa degli allievi di Violetti, che tra l'altro ha ottenuto anche il patentino da allenatore, tanto ce l'aveva raccontato lui stesso qualche settimana fa. Questa è veramente un'impresa, perché il Prato non aveva mai perso, era in testa, è ancora in testa alla classifica con una serie di punti di vantaggio sul Livorno, e l'Arezzo è riuscito a fare l'impresa vincendo 3-2, dunque una formazione amaranto che è riuscita a fare la partita, andare in vantaggio già nel primo tempo con Girardini, poi è arrivato il raddoppio di Boldrini. I padroni di casa comunque non si sono dati per vinti, mettendo in campo della ripresa grinta e determinazione. La formazione di casa ha trovato due gol nel corso del secondo tempo, quando ormai Ricci però aveva già portato a tre, il bomber Ricci, a tre le reti dell'Arezzo, trasformando un calcio di rigore che si era procurato lo stesso Ricci. Questi sono gli altri risultati: Carrarese Pontedera 2-2, Lucchese Gubbio 0-0, Siena Livorno 1-2, Viterbese Modena 0-1, Tutto Cuoio Pistoiese 1-1. Vedete appunto il Prato a 38 punti, quindi unica sconfitta questa con l'Arezzo. Livorno 31, Modena 30, Pontedera 26, Gubbio 22, Carrarese 21, Arezzo 20, Viterbese 19, Lucchese 17, Pistoiese 12, Tutto Cuoio 11. Siena Arezzo che sta facendo questa scalata alla classifica con tutte queste vittorie nelle ultime settimane. Adesso vediamo invece la giornata proprio nel campionato giovanissimi. Qui è arrivata, adesso ce la facciamo raccontare, la sconfitta sempre a Prato per 4-0, poi Carrarese Pontedera 1-2, Lucchese Gubbio non si è disputata, Siena Livorno 0-0, Viterbese Modena 2-2, Tutto Cuoio Pistoiese 0-1. In classifica anche qui c'è il Prato a 36, Livorno 33, Modena 31, poi troviamo il Tutto Cuoio a quota 22, Lucchese e Siena 20, Arezzo 19, Carrarese 17, Pistoiese e Viterbese 15, Gubbio 13, Pontedera 8. Allora Andrea, vedo qui che la gara si è subito messa in salita, perché dopo 3 minuti è arrivato il primo gol. Anche meno. Anche meno. Quindi una giornata contro una squadra, ovviamente è la capolista, quindi sì, era impegnativa. Era impegnativa, sì, però devo dire che ora dire che la partita è andata bene dopo il risultato 4-0. Sarei, come dire, ipocrita. E devo dire che i ragazzi, rispetto alle gare precedenti, questa volta sono entrati in campo bene. Hanno avuto la forza di poter riuscire a tenere la partita in bilico. Poi, diciamo, come nel primo tempo, anche nel secondo tempo, abbiamo preso un gol dopo un minuto e mezzo. Quindi poi da lì, però, ecco, a differenza delle altre gare precedenti, si è visto carattere di questa squadra. Dell'Arezzo, dici? Dell'Arezzo, sì, ecco. La mia squadra. Intanto c'era stata la sconfitta con il Tutto Cuoio, due partite immagino abbastanza diverse. Le altre due partite non mi sono piaciute per l'atteggiamento. Ecco, i ragazzi dopo la vittoria contro la Lucchese in casa, non so, si è creato una situazione particolare e non era anche facile da gestire come gruppo, e infatti poi nelle settimane successive non ci siamo allenati bene, secondo me. Abbiamo forse dato per scontato tantissime cose che invece nel calcio non ci sono. Però vedo che ora i ragazzi l'hanno capita, ecco, la partita domenica è stata fondamentale, penso, per avere una reazione di carattere e soprattutto riuscire a capire che se abbiamo l'atteggiamento come abbiamo avuto nella parte iniziale del campionato, noi in queste rimanenti partite possiamo giocarcela alla grande, possiamo ottenere buoni risultati. Anche perché avevate fatto dei progressi, no? Ne avevamo parlato anche quando ci eravamo visti dopo la partita, nel senso il lavoro stava iniziando a pagare anche dal punto di vista delle cose che si vedevano, no? Esatto, la sosta purtroppo non ci ha dato continuità, sono state 5 settimane lunghe, dove di solito bisognerebbe avere la forza di migliorarsi, perché 5 settimane sono tante, dove i ragazzi devono riuscire, secondo me, in questo tempo cercare di correggere i propri errori, soprattutto individuali, e avere la forza poi di affrontare il campionato con la testa sul campo, perché il lavoro quotidiano paga. E ultimamente abbiamo visto che allenandoci un po' così e così effettivamente i risultati non ci hanno dato, come dire, ragione.
Abbiamo visto una classifica, al di là poi che i risultati, sappiamo insomma che a questa età contano fino a un certo punto, però comunque la zona diciamo illuminata, colorata è raggiungibile. Vicina, sì, ma ragazzi lo sanno, siamo una squadra noi che le possiamo vincere tutte e perdere tutte, non è questo, è un campionato molto equilibrato, la differenza la fa... come diceva anche prima qui, non mi ricordo il nome, Laura. L'approccio alle gare. Noi effettivamente nelle ultime gare non abbiamo avuto un buon approccio, infatti non è caso che abbiamo preso sempre gol e non siamo mai riusciti a ribaltare il risultato. Quindi su questa capacità di rivincita. Esatto. C'è stata comunque per tutto il settore giovanile dell'Arezzo, la bella notizia, no, del portiere che è andato all'Empoli. Sì, è una bella notizia. Noi siamo una di quelle poche squadre che effettivamente avevamo in rosa due primi portieri, quindi non abbiamo sentita la mancanza del portiere. Sono contento per Andrea che ha questa possibilità di dimostrare il proprio valore. Segno anche che insomma l'Arezzo è seguito anche dagli osservatori. Andiamo a conoscere i tre rappresentanti questa sera della squadra giovanissima. Vieni pure in piedi, ti chiami? Giacomo Martelli. Allora, raccontaci un po' questa sconfitta. Il mister comunque è abbastanza contento della reazione. Abbiamo fatto progressi rispetto alle partite scorse, che comunque avevamo dimostrato di non esprimere al meglio il nostro gioco. Col Prato i primi minuti iniziali ci è mancato un pochino insomma la mentalità giusta del prendere in mano la partita e gestirla. Infatti dopo meno di due minuti abbiamo subito gol. Poi sono stati anche eventi che comunque non ci sono stati favorevoli. Infatti un rigore non fischiato e un gol sfirato su calcio di punizione, insomma. Potevano cambiare la partita. E, tra l'altro avevamo visto dei progressi, quindi qualcosa si è inceppato nella pausa? Sì, c'è stato proprio a livello mentale che non riuscivamo più a esprimere il nostro gioco e appunto non eravamo più un gruppo. La nostra forza nelle partite precedenti era appunto la forza del gruppo e in queste partite è venuta a mancare. E poi c'è un'altra pausa perché riposate, no? Quindi farete qualche amichevole, Sì, domani è in programma un amichevole con gli allievi del mister Alessandro Violetti. Quindi in casa, quindi insomma per tenersi in forma. Il tuo obiettivo della stagione? Ovviamente migliorare, sì. Esprimere al meglio il nostro gioco che comunque abbiamo saputo dimostrare nella prima parte del campionato. Perfetto, andiamo a salutare. Sono Steccato Samuel. Sì. E che cosa? Che quando tu sei entrato, mi ricordo, hai fatto diverse partite, quando entrato, almeno di quelle che abbiamo visto, insomma, ha avuto un buon impatto sulla gara, no, mister? Sì, un ragazzo che quando entra con la testa giusta, ha un buon approccio alla gara. Allora, come ci si può scuotere da questo momento? Secondo me bisogna impegnarci di più agli allenamenti e entrare più convinti in campo. Perché poi insomma i valori ci sono, li abbiamo visti, sì. La squadra è unita e quindi il gruppo, la classifica, che non è la cosa fondamentale, però ancora permette di arrivare nelle posizioni che possono portare a qualche soddisfazione. Sì, perché comunque bisogna sempre impegnarci e... L'impegno è fondamentale poi per raggiungere i risultati. E poi c'è questa maglia che pesa, perché comunque l'Arezzo è una soddisfazione. Giocare con la maglia della propria città è una cosa bella, no? Non è mai la stessa cosa di portare una maglia, che ne so. Diciamo il nome perché non si offende, anzi, di qualunque altra squadra. Esatto. Mettiamola così. Bene, grazie. E infine Alessio Carniani. Allora, tu che intanto la tua stagione fin qui come la giudichi? Allora, innanzitutto sono stato fermo due mesi e mezzo per un infortunio all'anca destra. Quindi non è molto positiva. Non molto. Naturalmente ero dispiaciuto per questo infortunio, perché non potevo migliorarmi in questi mesi, però quando sono tornato ho cercato di dare il massimo e niente, ora vedo il calo della squadra e provo agli allenamenti a dare il meglio di me stesso e provare a recuperare il posto che avevo all'andata. Ruolo? Terzino sinistro. C'è concorrenza da quelle parti? Sono quattro giocatori che potrebbero fare i terzini, quindi c'è una bella concorrenza. Poi c'è quello che mi ha preso il posto che gioca a piano invertito, quindi... Ah,
Ma tu sei tornato in forma adesso, insomma, sei pronto? Io mi sento al 100%. Quindi dai, diciamo qualche pensiero in più al mister, che ha un'abbondanza, no? No, no, ma io sono contento di avere l'abbondanza di scegliere, quindi fa sempre piacere. Quando sei, costretto... che non avere giocatori, diciamo, a disposizione. Secondo te ce la può fare questa squadra a recuperare quelle posizioni che poi erano le vostre? Secondo me sì, anche perché siamo una squadra, alla fine siamo una squadra compatta e con giocatori che ce la possono fare dal primo all'ultimo, perché abbiamo qualità tecniche, qualità fisiche, abbiamo tutto. Ci manca un po' la testa ogni tanto, però so che ce la possiamo recuperare e possiamo dare il massimo, come nella prima parte di stagione. Bene, siamo sicuramente contenti di avervi conosciuto e poi sicuramente verremo presto anche a vedere le vostre partite. La prossima cos'è? Con la Viterbese? Viterbese, sì. Che è qua giù, insomma, al di là della posizione. Comunque, no, siamo tutti lì. Tutti lì, sì, è molto corta perché la quart'ultima e la settima posizione, insomma, ci sono appena 6 punti, quindi la classifica è molto corta. Io ringrazio molto Andrea Ciavorella per essere stato ancora con noi. Grazie a voi. Laura invece è appuntamento domenica, diamo l'appuntamento al Campo Loventini alle 14.30. Esatto. Quindi con la Federazione Sammarinese, quindi una partita internazionale. quindi speriamo che si possa commentare questa prima vittoria. Speriamo, no? Speriamo. È il giusto giorno che ci proviamo. Esatto, dai. Esatto. Bene, grazie, ci vediamo la prossima settimana.